Teniamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! Vostok 100K. Fare il viaggio e non innamorarsi profondamente equivale a non vivere. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dov'eri. Un turista è quello che pensa al ritorno a casa fino al momento che arriva. Laddove un viaggiatore può anche non tornare affatto. Ma senti, funziona con la benzina normale. Tanner, noi non siamo turisti, siamo viaggiatori. Strade? Dove andiamo noi non ci servono strade. Vostok 100K. Benvenuti a bordo del Vostok 100K, parte una nuova avventura, un viaggio nel viaggio, cercheremo di capire un po' che cosa accade quando si decide di partire usando la meta magari come pretesto. Abbiamo qui Peppino e Lorenzo che sono un po' il pilota e il navigatore di questo Vostok 100K, ciao ragazzi. Ciao Marianna. Ciao Marianna, benvenuta a te. Grazie. A bordo del Vostok 100K. Ecco, il Vostok è più che un mezzo, sembra quasi un concetto. Sì, decisamente il Vostok è il concetto del viaggio, è l'inventiva di quello che accade oggi, no? Allora uno prende e si inventa una bolla, si inventa un mezzo di trasporto, si inventa un modo per staccare dalla routine e dalla situazione in cui ci troviamo fondamentalmente oggi. Bene, e dopo aver detto questo a tutti col manuale a cercare di interpretare, Peppino ride perché? Ma rido perché per me fondamentalmente, che sono il pilota del Vostok, per me il Vostok è acciaio tedesco ma fantasia italiana. Bene, quindi sentite un po', oggi romanziamo un po', sì, quello, sì, che può essere il viaggio che tutti sognano di fare, ma che alla fine non hanno né tempo né modo e forse il coraggio di farlo, perché voi due siete un po' gli autentici viaggiatori, quelli un po' old style. Beh, ti ringrazio Marianna di questo complimento, spero di ancora di più di farti convincere di questo fatto. Sì, insomma, io direi che più che coraggio, a volte anche incoscienza. Ma forse anche consapevolezza, perché è vero, le strade ci scelgono. Quando viaggi, se ti lasci viaggiare dalla strada, le strade ci scelgono. Quindi qui c'è un po' l'incoscienza, nel senso non avere coscienza di quello che si sta facendo. Il coraggio anche perché ci vuole coraggio a infrangere gli schemi predefiniti in cui... Poi a noi italiani ci definivano poeti, navigatori e santi. Poeti non siamo più, santi. Non siamo mai stati. Allora noi siamo navigatori. E allora proviamo a fare un viaggio nel viaggio. Qui a Vostok 100K cerchiamo di mettere insieme delle pillole di viaggio, perché Peppino e Lorenzo hanno fatto dei giri pazzeschi senza darsi tempi, ma dandosi delle mete come pretesti, perché conta il viaggio alla fine. Allora tra poco cercheremo anche di capire la differenza tra turista e viaggiatore. Vostok 100K. Il viaggio non è cosa da tutti e noi cerchiamo di capire la differenza tra turista e viaggiatore con Lorenzo e Peppino, che sono il pilota e il navigatore del Vostok 100K, che più che un mezzo, io lo chiamo camper, sbaglio? Io un po' la ritengo un'offesa, Peppino. No, dai, che dici? Cioè dire il camper, Per il concetto di camper moderno è un po' un'offesa. Ma quanti anni c'ha il vostro mezzo? C'ha 32 anni. Oh, è ciuccio grande? Esatto, quindi è un concetto, è un mezzo progettato per viaggiare, non per stare fermo in un campeggio, perché oggi la differenza dei camper moderni con i camper, diciamo, vintage, come li chiamano oggi, è proprio quella. Cioè il camper vecchio è perché è un furgone adattato dalle case automobilistiche per diventare un camper, per viaggiare, per stare, perché puoi dormire nelle città, non hai bisogno di andare sempre in un campeggio, mentre oggi i camper sono giganteschi, estralusso, sì, è tutto più moderno, sì, tutto, sì, ma anche più distaccato, sì, dal viaggio, dal posto dove vai. Sì, perché fondamentalmente i camper di oggi sono dei mini appartamenti. Tu arrivi in un posto, ti fermi e hai tutto a disposizione. Allora, vale la pena? Cioè, il viaggio consiste spesso anche nell'arte di arrangiarsi, nel fatto di trovare degli espedienti per poter godere di quello che stai vivendo. È vero, bisogna sempre crearsi il proprio angolo in ogni posto dove ci si ferma. Beh, a volte adattarsi non è facile, perché noi siamo abituati ad arrivare in un posto, vogliamo i nostri asciugamani puliti, vogliamo farci la doccia, ma a volte nel vero viaggio non riesci neanche a capire dove poter fare magari le cose, no? Marianna, il vero viaggiatore è quello che si sente a casa in ogni posto dove si ferma. Quello è il vero viaggiatore. E i camper moderni vanno un po' a demolire questo concetto, perché tu, è facile
sentirsi a casa. Se noi abbiamo visto ultimamente un camper che era un pullman, questo c'aveva pure la jacuzzi allora fantastico, vale la pena. Datemi l'indirizzo, la targa di questo camper. Se quello dunque è il concetto di camper, noi non ci stiamo a definire il Vostok il camper, un camper semplicemente. Il Vostok è un furgone pieno di finestre, per cui non hai privacy, ma se sei sulla strada, stai andando, non hai bisogno di privacy, perché sei semplicemente come una vela in mare che scivola via. Sei testimone di qualcosa che è etereo, tu sei di passaggio, non hai bisogno né di privacy. E aggiungo, quando parliamo del Vostok non parliamo nemmeno del classico furgone dei fricchettoni. No, è proprio vintage, abbiamo capito vintage, che c'è 6 anni. Un camper vintage tedesco. Che si fa rispetto. Non diciamo la marca, perché sennò poi possiamo fare pubblicità, visto che non ci vogliono sponsorizzare. Vabbè, quella è un'altra storia. Però è tedesco, quindi affidabilissimo, meccanico, non c'è niente di elettronico. Ed è perfetto comunque. Sì, questo sì, modo. Sì, sì, sì. Non ha centraline, non ha nulla. C'ha le pezze, abbiamo che c'ha le pezze sto posto. Come diceva Peppino, è acciaio. Poi per fortuna c'è la fantasia italiana che arriva a compensare un pochino. Quindi adesso rispondendo a Marianna, che ci ha chiesto la differenza tra il turista e il viaggiatore, è un po' come la differenza tra i camper moderni e i camper vecchi. Quindi il turista sa che prima o poi deve tornare, il viaggiatore in realtà non vuole mai tornare. È logico che facendo il paragone si può fare pure il paragone fra viaggio e vacanza, che sono due cose completamente diverse, perché la maggior parte di noi fa vacanza, chi fa il viaggio non sa neanche se torna a casa vivo, ecco. Adesso gli scongiuri vari si sprecano, lo so, però è da mettere in conto anche questo rischio. Certo, poi, gli imprevisti sono tanti, poi, su una strada che non conosci. Poi Marianna, ci sono tanti modi di viaggiare, cioè viaggiare per strada è un po' come viaggiare per mare, soltanto che è un po' più divertente, perché quando viaggi per mare hai soltanto il mare da vedere, entri nei porti, però tu immagina starti settimane, mesi, in mezzo al niente. Per strada invece tu hai il paesaggio che ti circonda, ti puoi fermare quando vuoi, e quindi come buoni navigatori chiaramente noi siamo pieni di amuleti, iper superstiziosi, quindi tutto quello che ti accade è perché c'è un motivo. Siamo uomini romantici. Molto romantici, però tra poco a questo punto parlerei del dio del viaggio che va accompagnato, quindi rimanete con noi. Vostok 100K. Ogni cosa ha un inizio e una fine, ma la fine è bella perché poi inizia sempre qualcos'altro. È un po', diciamo, il leitmotiv dei vostri viaggi. Si va, si torna, si scopre altro, però ci vuole sempre la mano di qualcuno, del buon Dio. È il cosiddetto Dio del viaggio. Il nostro, noi siamo devoti al Dio del viaggio. Poi ogni buon navigatore, ogni buon viaggiatore c'ha il suo. In questi viaggi devi mettere in conto anche che puoi anche non tornare più. Sì, in realtà il concetto è quello un po' di giocare pure con la sorte, un po' di stare a guardare. Il fatto è che se rimani, se sei positivo, se diventi una spugna a tutto quello che ti circonda, le cose accadono. E le cose trovano sempre un rimedio, trovi sempre una soluzione che ti arriva inconsapevolmente per una serie di coincidenze, di casi fortuiti. Noi diamo a tutto questo il nome del dio del viaggio. Una volta un nostro amico, ormai più che ottantenne, un navigatore, Paolo Frasson, questo è un marinaio, una persona che ha fatto svariati giri del mondo in barca a vela da solo, prima di soldini, in tempi non sospetti. E lui diceva, quando c'era il cattivo tempo, che devi fare? Andavi sotto coperta e aspettavi. Ma cosa, Paolo? Aspettavi. Pregavi, chiudevi tutto. Confidava. Ti capitava una burrasca nel pieno oceano Atlantico. E che fai? Aspetti. Che non è un approccio passivo rispetto alle cose, è pure il mood, lo spirito che senti dentro. Perché la stessa sorte va secondata, devi saperla anche interpretare. Ma assolutamente, bisogna interpretare bene i segni e accompagnarli, assecondarli i segni. Cioè, se tu consideri che, una cosa velocissima, nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto, non dico dove eravamo, per un guasto veramente stupido al camper, siamo riusciti a conoscere della gente e a rifare la frizione con 100 euro. Che chiedete a qualunque meccanico qui. Cioè, in Italia devi venderti gli organi. 500 euro, no. 600 euro. No. Ci hanno rifatto la frizione. È tutto perché si era rotto il freno a mano, siamo finiti da un meccanico, quello ha sbagliato a sistemarcelo, in un altro paese il camper si è fermato davanti a un chioschetto dove c'era il tipo
parente di chi ha, di un meccanico autorizzato per il nostro mezzo. Quello ha telefonato al parente, siamo andati da lui, ci ha sistemato il camper. Cioè, tutta questa briga per degli sconosciuti. Perché. Senti, a proposito del dio del viaggio, no? È tutta un'energia. E se tu sei positivo sul viaggio, trovi sempre gente che ti aiuta. E soprattutto riesci a intuire quando sta arrivando la burrasca. Proprio affini, come un istinto, come i lupi. Inizi, arrivi in una città e dici: no, sta città non mi piace, andiamoci. E te ne vai. E un po' ti può dispiacere il fatto di non aver visitato quella città, ma se sei un viaggiatore sai che se i tuoi passi sono stampati su quella strada, su quell'asfalto, prima o poi ci ripasserai. E poi quello che perdi lo immagini, perché poi alla fine un viaggiatore deve essere romantico e deve saper immaginare. Evviva la fantasia a questo punto, insomma. Evviva. Assolutamente. Allora, tra poco magari ci raccontate anche degli aneddoti di viaggio, avventure, sì, e disavventure che avete, certo, provato lungo la strada. Vogliamo ricordare il blog sul quale seguirvi, magari, perché avete, sì, anche documentato, certo, con foto e video. Certo. Allora, nell'ultimo viaggio abbiamo documentato un po' tutto e stiamo cercando di ricreare un archivio dei nostri viaggi. Abbiamo una pagina Facebook, semplicemente Vostok 100K, e dalla pagina Facebook è facile arrivare al blog, che comunque è vostok100k.com, e arrivare alla pagina di YouTube, Twitter. Ci stiamo attrezzando, insomma. La base di partenza è Vostok 100K su Facebook. Vostok 100K. Bentornati a bordo di Vostok 100K, questo camper, io lo chiamo ancora così, che in realtà è un concetto, una filosofia di vita, perché parliamo del viaggio nel viaggio, con Peppino e Lorenzo che ci raccontano un po' in pillole quello che hanno visto sulla strada, perché loro non sono dei turisti, ma sono dei viaggiatori romantici. Noi le cose le prendiamo sul serio. Cioè, non è che uno prende e si sposta così, dice: ah, vabbè. Vabbè, oggi non c'è niente da fare. Noi ci crediamo, come quando un tempo la gente nell'Ottocento, i nobili, partivano per il Grand Tour. Vabbè, non avevano pensieri, perché spesso erano gente ricchissima che faceva testamento, e per noi andava a trovare. Però erano da apprezzare, perché il sacrificio di quei viaggi era immenso. Sì. Cioè, anche se erano gente ricca, ma per arrivare anche alla semplice Pestum, quando fu scoperta, sì, nell'Ottocento, era in mezzo ad acquitrini, paludi, e c'è gente che è morta anche di malattie. Quindi, tornare a quell'idea del viaggio, fondamentalmente il Vostok è una carrozza con un motore, una carrozza a vapore. Viaggia per cieli, per terre, per mari. Che poi Vostok è stata la prima navicella spaziale che portava un uomo a bordo nell'orbita che ha portato l'astronauta Gagarin nello spazio. Per cui abbiamo preso, e tu immagina quando è stata costruita questa navicella, e questo parte per l'ignoto. Ok, dovrebbe tornare, ma sei il primo che sta facendo quel viaggio. Già. E non sai se tornerai. Tra l'altro, cioè, questo quando partì, dopo qualche minuto si interruppero le trasmissioni, perché entrò in un cono d'ombra, e chi stava a terra disse: vabbè, l'abbiamo perso. Anche il primo uomo. Ci sono delle teorie per cui ci sono ancora cadaveri in altre navicelle che girano intorno alla Terra. Cioè, sì. Ci sono, vabbè, stati degli insuccessi. Parliamo della guerra fredda pure, quindi, di quando le cose si annunciavano solo se avevano successo. Il rischio sempre del non ritorno. Ritornando, ecco il gioco di parole. Invece voi siete tornati. Siamo tornati. E possiamo raccontare delle storie incredibili. Come per esempio, prima pensavamo con Peppino: ma di cosa parliamo? Ma una delle cose più belle che ci è accaduta è stata essere ospiti d'onore in un matrimonio nel Sahara. Eravamo nel Sahara, al confine con l'Algeria, posto notoriamente caldo, molto caldo. Non solo per il clima, insomma. E avevamo questo amico che faceva la guida nel deserto. Noi eravamo stati a trovare questa persona nel suo bivacco. Un giorno ci fa: domani vado a un matrimonio, mi farebbe piacere portarvi con me. Va bene, andiamo. Il giorno dopo, bellissimo, nel deserto, ci laviamo in questa specie di container che c'era, cioè, come le scene da noi, no? Che ora il giorno del matrimonio si alza, si davanti allo specchio, poi il regalo, no? Cioè, da noi c'è la bustarella. Ci presentiamo a mani vuote. Prima di arrivare, chiaramente, ti preoccupi. Qualcosa dobbiamo portare. Allora lui fa: non vi preoccupate, mo vi porto io una parte, compriamo. Però non spendete molto. Non spendete. Ah, vabbè, non ti preoccupare. Carino anche. Arriviamo in questo neanche tipo mini market. Uno spazio. Ma neanche. Una cosa. Allora, un bancone con degli scaffali intorno.
c'era questo. In mezzo al deserto? In mezzo al deserto. Sì. Ah. In mezzo al deserto. Cioè, proprio... E cosa vendeva? Fuori vedevi queste piramidi di carta che non capivi che cosa c'era dentro. Ma per loro, quelle erano le cose più preziose. C'era lo zucchero. Ah! Lo zucchero. Allora, il regalo qual è? 3 pacchi di zucchero e 4 pacchetti di sigarette. Abbiamo fatto i gran signori. Veramente? Era il super regalo per il matrimonio. Come se tu gli avessi regalato, che ne so, un televisore 58.000 pollici. Mamma mia! Beh, insomma, arriviamo a questo matrimonio. La prima cosa che tu noti è la divisione tra uomini e donne. Cioè noi, anche se eravamo ospiti d'onore, però stavamo con gli uomini. Le donne stavano in un'altra parte. Ci presentano tutti i parenti. Sì, parliamo comunque di un villaggio fatto, composto da case di fango. Dignitosissime, sì, sì. Anche con la corrente, però erano case di fango. Villaggio bellissimo, tutto rosso per via di questa terra. Intorno ai 50 gradi. Caspita, una sauna. Mi auguro voi non abbiate indossato un abito. No, è un po' impensabile. No, noi con pantaloncini e t-shirt. Fantastico. E ci hanno introdotto nel salotto dei maschi. Oh. Semplicemente era questa camera di fango con i tappeti a terra, dove si stava tutti intorno seduti. Naturalmente noi abbiamo fatto grandi conversazioni con questi che non parlavano neanche francese, però poi alla fine ti accorgi che, e questa è un'altra peculiarità del viaggio, la comunicazione diventa un concetto veramente alto, perché non te ne frega delle lingue, non te ne frega, arrivi a un certo punto in cui tu riesci tranquillamente a stare per ore a comunicare con una persona e alla fine hai capito tutto e diventi... puoi diventare amico, puoi diventare il migliore amico di questa persona e sai che veramente in queste conversazioni, apparentemente senza dei costrutti comuni, hai potuto dare pure il cuore a questa persona. Sì, perché è tutto autentico e disinteressato alla fine. Sì. No, cioè, degli sconosciuti. Assolutamente. Cioè, trattati con riguardo, veramente con riguardo, anche con perché riguardo. Poi a un certo punto noi abbiamo accompagnato lo sposo dalla futura sposa. Perché? Ma perché là succede così? Il matrimonio dura una settimana. Caspita, ragazzi! Una settimana, ma prima ci sono questi riti per cui le donne della famiglia dello sposo si incontrano con le donne della famiglia della sposa. Allora stanno prima a casa della sposa, poi gli uomini. Insomma, ci sono tutti questi rituali un po' complicati. Noi chiaramente a 50 gradi all'ombra. Cioè, non potevamo. Cioè, a parte che qualsiasi cosa bevi o mangi diventa veramente pesante. Cioè, per dire, noi ospiti d'onore ci hanno dato per loro era tipo lo champagne, che era il latte di capra. Ah, bene. Sì, aveva il latte colore... con 50 gradi all'ombra, sì, però era fermenta, non conservato in frigorifero, quindi aveva questo aspetto verdognolo. Bene. E questa consistenza da yogurt. Però siete vivi e siete qui. Ma ragazzi, perché? Dai. Perché io lì ci siamo detti: senti, o rimaniamo secchi e rimaniamo per sempre, qui ci seppelliscono da qualche parte nel deserto, oppure torniamo a casa e continuiamo a viaggiare. E lì. Anche lì il dio del viaggio ci ha voluto che, bene, materializzandosi attraverso un bicchiere di latte di capra, ci ha voluto bene e ci ha dato il segno che dovevamo andare avanti. Vostok 100K. Abbiamo scoperto che Peppino e Lorenzo sono stati ad un matrimonio in Marocco che è durato una settimana. Ma vi siete fatti i festeggiamenti per tutta la settimana? No, Marianna, come fai? No, era impossibile perché... E come vi siete sganciati, scusate ragazzi? È il viaggio. Il viaggio diventa la scusa per sganciarti. Della serie perché... dobbiamo andare via? Sì, sì. Dobbiamo partire. Per dove? Non lo sappiamo. Ma dobbiamo andare, sì. Quindi è per quello la gente ti vuole ancora più bene, sì. Perché proprio perché il viaggio diventa un motivo valido per cui tu li lasci lì. Però abbiamo rimediato degli altri inviti ad altri matrimoni. Bene. Sì. Beh, ragazzi, devo dire che italiani, come i VIP, capito? Però il regalo, insomma, non è poi così costoso come dalle nostre parti, quindi è meglio andare al matrimonio da loro. Ma tant'è che quando ci ha invitati quest'altro amico, ci siamo detti: "Ma la prossima volta ci portiamo, andiamo in una grande città, li compriamo qualcosa di più grosso, di più utile, magari di più, però poi però non, quello, in realtà quello non è utile per loro, è utile lo zucchero, le sigarette, i detersivi, cioè tutta la roba che serve per vivere. Ma voglio aprire una parentesi sui cieli notturni nel deserto. Sì. Perché, wow, perché
penso anche Lorenzo, chiunque magari ha avuto la fortuna, la possibilità di trovarsi sotto quel cielo di notte nel Sahara, cioè ti accorgi veramente di quanto siamo piccoli. Cioè noi siamo completamente, la Via Lattea la vedi proprio sopra il tuo naso, cioè soffri di vertigini al contrario, sai, di solito uno ha le vertigini se guarda all'alto, guarda esatto. giù, invece là sono le vertigini al contrario, che da giù guardi in alto, cioè proprio. Cioè voi dove avete dormito, veramente all'aperto? Noi abbiamo dormito all'aperto, perché siamo arrivati attraverso, vedi, sempre torna il dio del viaggio, ci aveva portati in un posto, poi in questo posto una persona conosceva un'altra persona e ci ha mandato come il ping pong, no? Siamo andati a finire in questo bivacco nel deserto e abbiamo conosciuto queste persone gentilissime, ospiti di questa persona. Dice: sentite, volete dormire nella capanna? Noi, guardandoci intorno, guardando il cielo che c'era quella sera, perché logicamente non c'è nessun tipo di inquinamento luminoso, il cielo lo vedi chiaramente, chiedemmo: scusami, potremmo prendere i letti e metterli ai piedi di quella duna? Che cioè vi siete dimostrati pugliesi anche sì, lì praticamente, con il ditino, scusa, ci faresti sì, questo favore? Sì, e abbiamo preso i letti, li abbiamo messi all'aperto e abbiamo dormito all'aperto. La domanda che ci fanno tutti: ma è vero che nel deserto fa freddo di notte? No, non fa freddo. No. Ma perché dicono tutti allora che faccia così freddo? Allora, perché la questione è questa: se tu vai di sera su una spiaggia, comunque la sabbia la senti umida, la senti fredda, fa freschetto. Certo, la cosa che mette in risalto questa escursione termica è il fatto che tu di giorno hai 50 gradi e di notte non hai 50 gradi. Abbiamo dormito bellissimo questa notte con questi letti sotto la duna con la copertina. Che carini! E tra l'altro la notte il deserto è più frequentato del giorno. Cioè trafficato. Come no, scusate, cioè, le cose losche di notte nel deserto. No, ma no, cioè, non losche. Anche perché ci sono racconti di beduini. Magari è meglio un po', però, sai quando si dice i nostri pastori che per tanto tempo stanno sono fuori lontani. Con gli animali, chissà cosa succede, è lo stesso anche lì, tanto è buio. Non si vede niente. E quindi no, di notte penso, a un certo punto stavamo per andare a dormire, vediamo una sagoma che si avvicina all'orizzonte. Oddio, era uno che stava andando in un altro posto col cammello e si ferma, saluta e va via mentre voi eravate distesi sotto la copertina. Noi, ma ragazzi, le comiche, sì, no, ma tu immagina, noi di giorno vedevamo che questa gente trovava le strade in base nel deserto, nel nulla, e c'era una pietra, no, perché lì a 2 chilometri c'è l'altra pietra, vabbè, ma come fai a orientarti? Immagino orientarsi di notte, e lì capisci veramente il senso primordiale dell'essere su questa terra, del fatto che anche i nostri nonni si alzavano magari la notte alle 3, andavano in campagna e vivevano con i ritmi della giornata, si andava a dormire al tramonto, e con tutto quello che comporta il fatto di vivere a contatto con la natura, questa gente sta lì nel deserto, uno deve fare una cosa, di giorno fa caldo, allora di notte prende il cammello e va a comprare le sigarette, magari non torna più. Noi andiamo alla stazione a comprare le sigarette, eppure noi nelle nostre città urbanizzate abbiamo il coraggio di perderci, soprattutto nelle grandi città, abbiamo bisogno del semaforo di riferimento, della pasticceria o della pizzeria di riferimento, sì, del palazzo che ha quel colore, eppure ci perdiamo. Immaginate un po' la differenza, invece lì no. No, assolutamente. E noi siamo troppo comodi qui, ma fin troppo. Infatti questa, porrei l'accento sul fatto che noi, nel momento in cui abbiamo deciso di viaggiare col Vostok, a proposito di comodità, abbiamo messo al bando navigatori, TomTom e cose simili. Noi viaggiamo solo con le cartine. Fantastico, basta. Fantastico. Vostok 100K. Abbiamo viaggiato a bordo del Vostok 100K, siete stati un po' anche nostri compagni di viaggio, abbiamo scoperto un po' di aneddoti, curiosità, perché in realtà con Lorenzo e Peppino il viaggio lo vediamo da un altro punto di vista, del tutto personale e unconventional, lo posso dire assolutamente, perché è così, non è convenzionale il vostro modo di viaggiare. Sì, assolutamente, io amo citare a tal proprio, però qua andiamo proprio sui massimi sistemi, un filosofo francese, no, che nell'elogio della fuga, Henri Laborie, ha scritto: in tempi come questi, la fuga è l'unico modo per continuare a sognare e mantenersi vivi. E noi veramente riteniamo che oggi più che mai ci sia bisogno di continuare a sognare e di mantenersi vivi. La cosa più bella che ci racconta la gente che ci ferma, ci dice, la domanda che ti fanno è: ma allora qual è il prossimo viaggio?
e tutti ti dicono: grazie a voi, a quello che vediamo su Facebook, ai vostri racconti, noi continuiamo a sognare. E questo dovrebbe essere convenzionale e fa parte della natura dell'uomo sognare. E stiamo dimenticando che abbiamo bisogno di sognare oggi. Quindi in questo siamo anticonvenzionali, perché vogliamo essere convenzionali, vogliamo rispettare l'anima di quello che sentono gli uomini, da sempre sentono gli uomini. Beh, io quando vi ascolto sogno parecchio, devo dire, perché voi fate quello che avrei voluto fare. In realtà sono ancora una turista, una turista però in ferie, quasi in pensione, perché non ho neanche tempo di fare la turista, quindi immaginate un po'. Una turista per caso. Sì, infatti, molto molto per caso, ragazzi. Adesso sei una viaggiatrice, perché sei con noi. Ideale, sì, esatto. Fai parte della ciurma onoraria del Vostok. Grazie, grazie, perché per me è un onore essere a bordo del Vostok 100K, quindi ragazzi, grazie a Lorenzo a te, e Peppino. Grazie a te. Al prossimo viaggio. E quale sarà il prossimo viaggio? Ah, bella domanda. Vostok 100K.